Beh, tutti sono sempre io, Mr. Striker, e benvenuti in questo nuovissimo video. E oggi sono qui con una nuovissima snapshot, la 12V37A. Questa snapshot aggiunge un sacco di cose, però prima voglio far vedere delle nuove opzioni che ci sono nella generazione dei mondi. Quindi andiamo su single player, cerchiamo di... anzi, come vedete già c'è un nuovo bottone che in poche parole cerca di copiare il mondo. Tipo se noi facciamo così, facciamo recreate. Possiamo ricreare, in poche parole, copiarlo il mondo, però possiamo anche scegliere modalità e tutto il resto. Quindi possiamo in poche parole cambiarlo. Poi andiamo su Create New World, su More World Options e mettiamo sotto il flat uscirà Customize. In poche parole adesso possiamo modificare il terreno. Qua vediamo che c'è uno strato di erba normale, due di terreno, dirt, e uno di bedrock. Poi andiamo su Presets. C'è il classic flat che sarebbe questo qua, poi tunnels, dream, usiamolo, ci sta uno strato di erba, 5 di terreno, 230 di pietra e uno di bedrock, poi ci sta acqua, che ci sta 90 di acqua, 5 di sabbia, 5 di terra, 5 di pietra e uno di bedrock, poi ci sta la world, che in poche parole è il mondo normale solo che sopra il piatto, c'è la stessa profondità. Quindi 59 pezzi di pietra, 3 di terra e 1 di erba e 1 di bedrock, vabbè. Poi c'è questo qui con la neve, 1 di neve, poi 1 di erba, 3 di terra, 59 di pietra e 1 di bedrock. Poi, apposta di ripetere sempre, guardate e basta. E c'è l'ultimo, con deserto. Bene, io non posso creare un mondo del genere, modificato. Perché mi crasha, non so perché. Anche se creo un mondo super flat normale, mi crasherà. Provate anche voi a creare un mondo in questa nuova versione, super flat. Modificatela anche se volete, potete anche non farlo. Voglio vedere, ditemi se vi crasha anche a voi. Se non crasha, significa che è un problema solo mio, non del gioco. Quindi adesso andiamo nel mondo che ho preparato. Delle novità. Qui sono molte novità abbastanza interessanti. Allora, la prima novità è che c'è un piccolo cambiamento ai mob aggressivi che in hard sono più capaci di vederci da lontano e avranno meno paura. Non so che significa avranno meno paura, boh. Cioè i mob non hanno paura comunque. Però come regola dovrebbero vederci da un po' più lontano. Non so se è vero. Non l'ho testato di persona. Poi quando adesso creeremo un wither, mentre sta quella specie di barriera blu che si sta ricaricando la vita, all'inizio lo fa. Appena lo creiamo, appena finirà di ricaricarsi, e poi ci attaccherà dopo un po'. Prima, appena finisce, esploderà e farà un bel botto. Però, ovviamente, lui non si fa niente. Forse è bello, se no, che muore. Comunque, poi adesso passiamo alle unità un pochino che non ci servono proprio. Ci sono le carote che adesso non si chiamano più carrots, ma si chiamano carrot. E a chi interessa? Allora, mettete un mi piace se vi interessa. Quindi avrò 0 mi piace in questo video. Troll. Comunque, adesso ci sta una nuova texture per i cibi. Tipo le carni, il pollo, la carota, guardate. E singola, adesso c'è anche la carota d'oro singola. E poi c'è il pane. In poche parole ci hanno levato i bordi neri. Che bella nuova texture, ci hanno messo molto tempo per farle. E poi ci hanno messo l'Under Star che è senza i bordi neri. Proprio questa ci hanno messo un sacco di tempo per farle, saranno almeno 2 ore. Ok, scherzo, neanche 2 secondi. Posso fare io con Photoshop e ci metto neanche 1 minuto, dai. Allora, poi adesso c'è una nuova torta, in poche parole tipo un dolce, e in poche parole serve per mettere un utilizzo a una zucca. Quindi da adesso la zucca si può mangiare. Questa è una novità abbastanza interessante perché le zucche finora servono soltanto per creare golem. Adesso mettendo una zucca in questo modo, lo zucchero a fianco e l'uovo sotto, però possiamo anche metterli in disordine così come vogliamo. Basta che ci sono questi 2 ingredienti, creiamo una pumpkin pie, che sarebbe una specie di torta di zucca. Questa qua cura 4. Basta metterla nella crafting comunque, non nella cesta. È soltanto per farvi vedere. E comunque voglio dirvi anche che Jeb ha citato su Twitter che forse in futuro, nella prossima snapshot, aggiungerà la carne di pecora
la carne di sì, no, la carne, il polipo in poche parole. Quando ci diamo il polipo, ci darà il polipo, appunto, che si può mangiare. E forse non è sicuro al 100%, che aggiungerà anche le uova fritte. Boh, è da vedere. Bene, spero che lo aggiungano, perché così tutti gli animali daranno cibo. Magari le pecore adesso avranno uno scopo di esistere dopo che ci hanno dato la lana. Comunque, adesso c'è una nuova texture un pochino cambiata per l'armatura di pelle, che in questo modo, e premendo F5 ovviamente, la vediamo molto più dettagliata, tipo le ginocchia, l'elmo e tutto il resto. Poi, adesso si mette la musichetta di Minecraft e rompe. Bene. Adesso è stato cambiato anche un pochino per quanto riguarda le texture per le teste. Io non vedo differenze. Poi, cosa Jeb? Cosa fa? Poi c'è i bottoni, che adesso quando sono premuti durano mezzo secondo in più. Si nota la differenza, in effetti. Buon lavoro. Perché in effetti duravano poco. L'hanno aggiustato. Poi, la canzone adesso si può levare. Ok, questa è una novità molto importante. Scherzo. Allora, da adesso i porcelli si possono cavalcare in modo migliore. Allora, avevo già fatto, ecco, ora cade nel pavimento. E come faccio là? Oddio. Provo di cadere nel pavimento insieme a lui. Beh, fa niente. Comunque adesso possono scavalcare i blocchi. Non so se si sta nel pavimento, lo fa? Sì, lo fa. Come vedete, ha scavalcato il blocco. Prima non lo poteva fare. Bene. Però è tutto buggato questo. Mi raccomando, non uscire. Adesso infine, pescando otterremo punti esperienza. Vediamo. Adesso ci vorrà una grande noia. Non so se nel super flat si può pescare comunque. Sto testando ora. Vediamo. Oh, odio la pesca. E dai, Dio santo. Beh, lasciamo stare, non ho voglia di pescare. Comunque, Jeb l'ha detto, poi se non è vero, lo vado a uccidere. Vado fino a Svezia e lo uccido. Comunque, per il resto ci sono tutti i bug fix, però ci sta anche questo bug, presunto bug, di questo super flat che non mi funziona. Non so se soltanto a me, vedete anche voi, Jeb ancora non ha scritto i bug. Comunque, probabilmente se ci sia un bug faranno la 12V37B, però non la farò ovviamente, a meno che non aggiungano qualcosa in più. Comunque, per questo video è tutto, raga. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Ciao ciao!